Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi in mani in pasta faremo uno dei classici e intramontabili, gli gnocchi di patate. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un chilo di patate che io ho già lessato e sono pronte per essere utilizzate. Mi raccomando, servono delle patate vecchie, soprattutto ancora più buone prese da un contadino, non al supermercato se riuscite, non servono quelle novelle. Ci servirà 300 g di farina 00, della semola di grano duro, 10 g 12 di sale. Se volete, per colorare di giallo i vostri gnocchi, un uovo. Gli ingredienti sono già pronti, io non vedo l'ora di incominciare. E tu? Mettiamoci subito a cucinare. Ho leggermente infarinato questo piano di lavoro e ho disposto, come vedete, le patate tutte aperte in modo tale che si intiepidissero un attimo. Io sono della scuola che gli gnocchi di patate vanno fatte con le patate tiepide, quasi fredde, con la farina 00 perché è priva di glutine, così eviteremo di formare un composto colloso, appiccicaticcio, che richiede sempre più farina e rende gli gnocchi veramente pesanti. Io non utilizzerò uova questa volta, ma solamente la farina. Ne aggiungerò poco alla volta e man mano vedrò quanta farina assorbono le mie patate. Procedendo in questo modo. Sopra mi aiuto con una spatola inizialmente e inizio, e con le mani naturalmente, e inizio a schiacciare. Quasi dimenticavo il sale e continuo a impastare. Eccoci qua. Il nostro impasto per gli gnocchi è pronto, do un attimo una ripulita e poi ci mettiamo a prepararli. Come vedete non ho utilizzato tutta quanta la farina che ho menzionato nella lista degli ingredienti. Naturalmente questo dipende dal tipo di patate che si utilizzano, quanto vecchie sono, quanta farina assorbono lavorando l'impasto. Io ho lasciato un po' di farina da parte perché poi ci servirà per fare gli gnocchi e per spolverizzare di farina quella paletta famosissima che si usa per fare gli gnocchi rigati. A fra poco. A questo punto ci serve la farina di semola di grano duro, una farina molto più asciutta che ci faciliterà a stendere, a fare il rotolino, scusate, il nostro salsicciotto piccolino per gli gnocchi. Andiamone a stendere un po' sul piano. Tagliamo un pezzo di impasto. Io lo rotolo anche un po' sulle mani e andiamolo a stendere ora sul ripiano. Vi faccio vedere. Formate il salsicciotto più o meno della stessa grandezza e tagliate gli gnocchi naturalmente grandi quanto volete voi. 2 cm circa, così va più che bene. Io li preparo prima tutti quanti, questo lo lasciamo da parte. Ora gli gnocchi si possono fare e creare in tutti i modi che volete voi. Si può utilizzare questa piccola paletta, lo riga gnocchi, una forchetta, oppure più comunemente si lasciano semplici così come vedete. A me personalmente piacciono gli gnocchi rigati, anche perché poi li andremo a preparare con una nuova ricetta che non vi svelo, e quindi ci servono gli gnocchi rigati assolutissimamente. Potete farli in questo modo: passate la vostra forchetta nella farina e li lasciate scivolare direttamente così, oppure
ancora meglio. Passate tutta la farina sull'origagnocchi e li facciamo cadere poi direttamente o sul piano da lavoro o su un vassoio ricoperto di carta da forno che mi sono preparata qua accanto. In questo modo premete leggermente e lasciate scivolare. Premete leggermente, lasciate scivolare all'interno. Lo gnocco creerà questa piccola conca che vedete, che catturerà poi tutto il condimento per andare a insaporire gli gnocchi, che io già ho l'acquolina in bocca, ve lo dico, guarda. Io continuo piano piano e a dopo. Eccoci qui, gli gnocchi di patate sono pronti per essere conditi con la salsa che più piace a me o anche a voi. Ne sono venuti 2 vassoi in totale e per un totale di circa 4-5 porzioni. Noi adesso li utilizzeremo per un'altra gustosissima ricetta. Siete curiosi di sapere quale? Non vi resta che stare con noi. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.